The Pope took several minutes greeting many people before beginning the general audience. This girl gave him a drawing. While these young men offered him mate tea. This group, on the other hand, was carried away by enthusiasm. Because of that, the Pope worried that someone would get hurt. In his catechesis, Pope Francis commented on the most important word in the Lord's Prayer. He recalled that on several occasions the Gospel uses the Aramaic term, Abba, instead of Father. Dire Abba è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio Padre. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria, Abba, con papà o babbo. Invece di dire padre nostro, dire papà, babbo. Noi continuiamo a dire padre nostro, ma col cuore siamo invitati a dire papà, avere un rapporto con Dio come quello di un bambino col suo papà. He also recalled that recognizing God as a father is not a secondary element of Christianity, but a fundamental characteristic. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura, ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui. Può parlare con il Creatore chiamandolo Padre. The Pope also recalled that Friday begins the week of prayer for the unity of all Christians. All confessions participate in this ecumenical celebration. The Pope asked Catholics to also participate and help all Christians be united as one family.